Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special Siamo con i Fanta Consigli sulla dodicesima giornata di Serie A Vi chiedo appunto di supportare con un like per far sì che io ogni settimana vi porti questa serie che è molto seguita E vi ringrazio appunto per tutti i like che state lasciando per le visual Vi ricordo anche in descrizione trovate il link della nostra Lega Sia per schierare la formazione per chi fosse già iscritto Ma chi non è iscritto può farlo sempre Può recuperare facilmente, ci sono dei premi molto interessanti Forniti da webfandacalcio.it che come sempre andiamo a vedere subito le partite di questa giornata c'è bologna crotone una partita buona per schierare magari i verdi e di francesco che sono quelli magari che avete preso del bologna potete anche schierare forse qualche difensore del bologna anche se il crotone comunque ha dimostrato contro la fiorentina di saper portare anche qualche bonus quindi attenzione anche a budimir e trotta dall'altro lato c'è Genoa, Sampdoria e l'anticipo del sabato alle 20:45 quindi il derby di Marassi è una partita molto particolare, come ben sappiamo. Attenzione ovviamente da un lato a Tarapt e Regoni, che sono i giocatori a supporto di forse la Padula, dovrebbe giocare lui, e anche all'Axalt, che la sufficienza la può portare sempre a casa. Dall'altro lato la Samba è in buon, diciamo, in buon momento, anche se, attenzione perché il derby porta sempre dei cartellini, quindi evitate un po' i difensori di tutte e due le squadre, ma potete schierare magari gli attaccanti. Inter-Torino, una partita non semplice per entrambe le squadre, forse i difensori dell'Inter potrebbero faticare un po' meno, anche se devono contenere Belotti e comunque anche Iago Falca e Ljajic. Potete schierare ovviamente gli attaccanti di tutte e due le squadre, Icardi e Perisic sono i più pericolosi della squadra di casa. Attenzione però a mettere i difensori del, del Torino, soprattutto il Terzini, che potrebbero soffrire molto Perisic e dall'altro lato Cantreva, anche se meno pericoloso del Croato. Cagliari-Verona, una partita tra due squadre che hanno bisogno di punti per la salvezza, ovviamente il Cagliari essendo in casa ha un po' più eh, diciamo, di vantaggio, ecco. Barella e Pavoletti potrebbero essere appunto da schierare, Giopedro magari visto che è rigorista ma è un po' in ballottaggio, quindi se lo avete schieratelo ma eh, state attenti che potrebbe anche non giocare tutti i 90 minuti, comunque è da schierare. Chievo-Napoli, ovviamente del Verona magari potete schierare Pazzini e Cerci, ma attenzione a schierare invece il reparto difensivo. Chievo-Napoli invece è una partita non semplicissima per il Napoli, visto che il Chievo viene da due sconfitte dove ha subito molti gol, quindi magari starà un po' più attento questa volta alla fase difensiva. Mentre il Napoli ovviamente però viene dalla sconfitta contro il City, quindi ha un po' di più fame eh, dal punto di vista magari dei, dei gol, quindi vorrà segnare parecchio. Ci proverà ovviamente con Calleon Mertens e insigni che sono da mettere. Ovviamente ci sono sempre dei ballottaggi a centrocampo. Del Chievo l'unico che vi consiglio forse è Birsa. Attenzione agli altri, forse sulla sull'avete, ma proprio dovete essere in caso di emergenza per schierarlo, altrimenti evitate un po' i giocatori del Chievo. Fiorentina-Roma, una partita molto complicata per la Fiorentina, soprattutto perché arriva una Roma molto, molto in forma. Ha battuto il Chelsea in maniera anche esaltante, quindi Perotti, Asharaui e Zeko sono da schierare. Della squadra viola, forse Chiesa potrebbe portare a casa un buon voto, gli altri sono veramente a rischio. Forse Benasti, essendo centrocambista, magari la sufficienza la può portare a casa ma gli altri forse li eviterei. Della Roma ovviamente potete schierare un po' tutti. Della difesa forse i Terzini, Florenzi e Collarov anche se Chiesa potrebbe creargli qualche problema e ovviamente il centrocampo, E come ho detto prima, anche l'attacco sono da schierare. Juventus Benevento qui invece c'è poco da dire, ragazzi. Ovviamente la Juventus è molto favorita, dovrebbe portarla in maniera semplice a casa. La questione eh, sono i ballottaggi a centrocampo. Infatti Pjanic, Mandiu di Marchisio e anche Chelida sono in ballottaggio per due posti, quindi attenzione a chi dovrà giocare. Li Steiner e Alexandro sono invece più indiziati a partire titolari, quindi li potrete schierare. Così come mi aspetto dei bonus da Dybala, Iwain e Mansuke. Non so se segneranno tutti e tre chi segnerà di loro, ma è possibile che comunque si faranno anche degli assist a vicenda, quindi da schierare in tutti e tre gli attaccanti della Juve. Ovviamente evitate quelli del Benevento, poi ci può essere sempre qualche eh, sorpresa nel calcio, ma è un po' un rischio, ecco. Lazio Udinese invece una partita tra la Lazio che è in super forma, l'Udinese ha battuto in maniera anche sorpresa l'Atalanta dell'Udinese forse Yangto e Barakht. Barak potrebbero portare a casa una sufficienza, evitate un po' il reparto difensivo. Mentre della Lazio, che è una squadra abbastanza solida, potete schierare un po' tutti. Forse potrebbe tornare e basta eh, che è in ballottaggio con Marusic, che però ha fatto anche bene in queste partite, soprattutto anche in Europa League in questa, in questa settimana. E ovviamente non si possono lasciare fuori quegli attaccanti, soprattutto immobile che è stato a riposo nel turno di Europa League, quindi può, avrà un, molta fame di gol. Ecco. Atalanta Spall, l'Atalanta ha perso punto con l'Udinese quindi mi aspetto una reazione. Tra l'altro, ha avuto anche la beffa in Europa League all'ultimo minuto quindi sarà ancora più vogliosa di portare a casa tre punti in questa partita. Quindi potete schierare un po' tutti. Attenzione sempre ai ballottaggi, sia in difesa dove c'è quel palomino che insinua sempre i, vari, i tre titolari, e anche in attacco dove c'è sempre il ballottaggio Petagna e Cornelius che dovrebbe essere. Ehm, diciamo rimesso dal, dal piccolo infortunio forse che aveva avuto per il resto ragazzi potete schierare ovviamente chiunque ovviamente della spalla forse se volete fare qualche scommessa Antenucci e Viviani ma gli altri li eviterei forse Lazzari può portare una sufficienza a casa in ogni caso non aspettatevi chissà quanti bonus dalla parte della spalla Sassuolo-Milan invece una partita delicatissima per Montella e per il Milan dopo la brutta prestazione contro la EK Atene ovviamente mi aspetto un Milan un po' più grintoso ecco forse Suso e Kalinic ovviamente sono da mettere mi aspetto forse qualcosina da Borini potrebbe esserci qualche sorpresa ovviamente risultando attaccante dovrete schierarlo forse in un van da calcio a 10 magari come terzo attaccante Proprio se volete qualche scommessa, se siete in caso di emergenza, altrimenti evitate. Del Sassuolo non ci sarà Berardi per infortunio, quindi Falcinelli e Politano potrebbero mettersi la squadra sulle spalle del reparto difensivo forse Acerbi Cerbi e da schierare gli altri un po' evitateli perché soprattutto i terzini potrebbero soffrire uso e gli altri attaccanti diciamo della, del Milan detto questo ragazzi lasciate un bel like per avere dei consigli ogni settimana ditemi cosa ne pensate qua sotto se avete bisogno altre avete altre domande magari vi posso chiarire qualche dubbio quando avrò la possibilità vi risponderò iscrivetevi se non siete ancora iscritti vi ricordo i link che trovate in descrizione e ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi